Susanna Nicchiarelli, Mico 1988. Come è nata l'idea e soprattutto come hai trovato l'attrice da modellare in questa maniera straordinaria come risulta nel film? Allora, l'idea è nata quando ho scoperto quello che Nico era diventata dopo la Nico che tutti conoscevamo, quando ho ascoltato la sua musica, ho visto le sue interviste e ho capito che personaggio interessante era diventata. L'idea è nata anche quando ho studiato la sua vita e ho visto che aveva attraversato questo secolo, no? Nata nel 1938, morta nel 1988 in un modo estremamente significativo. Quando ho scoperto che negli anni Ottanta lei faceva questi tour con una band attraverso l'Europa, l'Europa della Cortina di Ferro, appunto in Cecoslovacchia lei fa un concerto illegale, nella Germania divisa in due, nell'Inghilterra della Thatcher, nell'Italia degli anni Ottanta. Allora lì ho capito che attraverso di lei avrei potuto raccontare una generazione, un certo tipo di donna e anche una parte della nostra storia. Una donna potente, che è rappresentata in maniera potente anche nel video, nella modulazione della voce. Sembra un miracolo sto film. Grazie, grazie. È bello. Il miracolo lo fa Trine anche tanto. Io sono sempre stata un'appassionata di Trine Lyron. L'ho vista nei film di Susan Beer, l'ho vista nella Comune di Wittenberg, e poi i danesi sono in generale sono degli attori fenomenali nei film Dogma, lei era in Festen, che per me è stato un film importantissimo per la mia generazione, diciamo. E Trine ho anche capito dalle interviste, dalle volte che la vedevo sul red carpet, la vedevo proprio come lei è, che avrebbe avuto anche la forza giusta per aiutarmi ad affrontare questo personaggio, che non era un personaggio facile. Infatti quando l'ho incontrata io le ho chiesto anche aiuto e lei me l'ha dato, perché Nico non era facile da approcciare. Però siete riusciti a fare un lavoro veramente bello. Grazie, grazie, grazie mille.